Partiti i lavori per la messa in sicurezza della preferenziale in via Quinto Publicio Orazio Pulvillo. Rientra in un primo pacchetto di cantieri che interesseranno anche le corsie esistenti in via Emanuele Filiberto e viale Libia Eritrea e quelle di nuova istituzione su via Nomentana Val d'Aosta e via Val Melaina. L'obiettivo è rendere più veloce e sicuro il passaggio degli autobus. Lavori di manutenzione in Piazza Lodi, dove il 16 agosto si è registrato un cedimento dell'asfalto e la conseguente chiusura parziale della circolazione. Dalle indagini dei tecnici è emerso che mancava completamente il sottofondo stradale. È stata quindi ricostruita la parte sottostante alla strada, predisponendo un sottofondo di ben 16 cm. È ripartito dal 7 settembre Archeologia in Comune, il programma di visite guidate gratuite condotte dai funzionari della sovrintendenza. Fino al 14 dicembre turisti e cittadini possono visitare siti e monumenti generalmente chiusi o aperti su richiesta. Il calendario con tutte le iniziative è su www.sovrintendenzaroma.it. Tiberis, il primo lido sul Tevere della capitale, sarà aperta fino a ottobre tutti i giorni, compresa la domenica e i festivi, dalle ore 8 alle 20. La spiaggia di circa 10.000 metri quadrati, attrezzata con sdraio, docce, spogliatoi, ombrelloni e campi sportivi, è ad ingresso libero. Mi riscatto per Roma, detenuti al lavoro sulle strade della capitale. Prosegue così la collaborazione tra Campidoglio e Ministero della Giustizia per il coinvolgimento dei detenuti nei progetti di reinserimento sociolavorativo per i lavori di pubblica utilità, come la cura delle aree verdi e dei parchi della città. I detenuti del carcere di Rebibbia saranno coinvolti in lavori di manutenzione stradale grazie ad un protocollo tra DAP e Autostrade d'Italia. Fino al 22 settembre, presso il Parco Peppino Impastato e la Biblioteca Collina della Pace, nel sesto municipio di Roma, la rassegna cinematografica Avvistamenti. La manifestazione organizzata dal sesto municipio, da Biblioteche di Roma, dall'Agenzia Spaziale Italiana e dal Forum del Libro, con la collaborazione di Alice nella città, ha in programma 23 film e 3 sezioni cinematografiche. Nuovi binari tram a Porta Maggiore, dopo 35 anni, sono stati sostituiti con un intervento di restyling completo e di manutenzione straordinaria. L'operazione, che è stata realizzata nel mese di agosto, si è resa necessaria per garantire maggiore sicurezza e collegamenti più efficienti per il trasporto pubblico locale. Arriva a Torre Gaia, nel sesto municipio, la nuova raccolta differenziata E-Tech. Nelle settimane scorse sono stati distribuiti kit dotati di etichetta elettronica. Ogni utenza è associata a singolo contenitore per registrare gli svuotamenti dei bidoncini e avere un controllo capillare del servizio. Obiettivo è arrivare ad una tariffa puntuale dei rifiuti. Chi differenzia di più paga di meno. Avviato dal Campidoglio il recupero delle morosità per l'utilizzo degli immobili di proprietà comunale. Sono oltre 20.000 le posizioni debitorie per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro. Sarà la società in-house Equa Roma ad occuparsi delle azioni di analisi e riscossione. L'obiettivo è affermare trasparenza nella gestione del patrimonio immobiliare.